direi in maniera straordinaria come numero, a questo incontro che è di musica e che è anche di riflessione. Io rivolgo il mio saluto questa sera. Un saluto particolare al Vescovo Ausiliare, che ha voluto essere presente come Tolmezzino, come Vescovo titolare di Zoglio, Vescovo Ausiliare di Udine. Direi mi corre l'obbligo di fare un saluto perché è la prima volta che così pubblicamente vedo il sindaco, il nuovo sindaco. Ecco, un saluto anche a lui e un augurio per quella che è la grande responsabilità che si è assunto. E abbiamo già pregato noi in chiesa anche per il sindaco, più che per il sindaco, per tutti i consiglieri comunali, perché facciano il loro bene. Un saluto cordiale al Signore e signori per questo momento di musica, ho detto, momento di riflessione, momento che ci porta così ad aprire quasi lo sguardo sul nuovo millennio che Dio ci propone, che comunque proporrà all'uomo che vivrà questo nuovo millennio. Desidero ringraziare l'Associazione Musicale della Carnia, Scuola di Musica, il suo presidente, certamente ringrazio il professor D'Orlando, che devo dire è talmente tenace che quando si mette in testa una cosa deve riuscire a farla, e credo se per questo meriti una nostra riconoscenza, perché questo incontro a lui è costato non so quante corse a destra e a sinistra, su e giù, per incontrare il vescovo, il parroco a Roma, il sindaco, perché voleva fare questa manifestazione e voleva che venisse fatta in maniera degna di quello che lui pensa e che noi desideriamo sia non solo la serata, ma anche in prospettiva la preparazione a questo millennio che ci sta davanti. Un augurio sincero al maestro Idoni, che questa sera suonerà all'organo, non è la prima volta che lo fa davanti a noi, gli auguriamo veramente di riuscire a dimostrare qual è la sua capacità, anche perché è uno dei maestri di musica della Carnia e abbiamo bisogno proprio anche di persone che si dedichino a questo impegno per rendere sempre più, direi, viva la tradizione della musica religiosa e non religiosa in Carnia. Ecco, io concludo qui augurando a voi una buona serata, augurando a quelli che ci proporranno i temi di questa serata di riuscire a dare a noi quella gioia che la musica e anche le belle parole e le belle riflessioni riescono sempre a dare. Buonasera e buon ascolto a tutti. Dopo le parole di un franco, ma sì, voi amici, io e ai genitori. Dopo le parole di Don Franco, che cosa posso dire? Posso dire che sono particolarmente emozionato e posso ringraziare il Signore che mi ha dato la fortuna e la salute di arrivare tra tutti. Vinca in fa come voi il 5 di mai del 75 di IRP. La Mulaviera Square, 365 frus, il comune Parebbiata, chi ne pedanone, che andava su fitro meno sul sole. Hai anche un cane, veramente bello. Una roba come ve, che è square, aerei di strass, chi era in italiano, veramente a forza.
E perché spero di grazia, Signore, che a distanza di un piano, sei di noi a proponi il giubileo. A Radio Spazio 103, ma che spumato, ma dai 5 anni prima, ma 5 anni prima, e io ho detto che nei miei paesi si suol dire che a dove avevo dire no. Poi, dopo hai detto, da 2000, ora che io non sento lui chi, no, allora il piacere di sentire una volta a fare il giubileo mi ha portato in davanti e sono andato a affrontare un problema di diversi. Basterebbe che per avere le tracce ho dovuto partire e andare giù a Roma a farmele dare, anzi me le hanno spedite per telefaccio di comune con mezzo, e poi dopo io ho potuto passare parola con i parroci interessanti, no, di Tolmezzo, Villa Santina, Campezzo e Paluzza. Poi ho detto, no, Giovanni, sapete che c'è una famosa poesia scritta da un grande poeta, no? Il sabato nel villaggio, il sabato nel villaggio, l'attesa, l'attesa, no? Più bella che noi lì di feste, quindi l'attesa. Perché ho voluto questo? Perché vorrei che questo benedetto Papa fosse ascoltato. Non lo meleco, quando parlo, la scusia, la guida, io, quando il Papa, gli hai detto, lo ripeto, che l'uomo lì per me, voi come voi, è un don di Dio sulla terra, scolpino e cerin di là da ora, e i fasciarini dal vento, e come tagliare le corte, no? Gli hai d'urgenza qui, gli hai detto, no? Ciao di regalare. Cosa devo regalare? 20 anni fa io e mia moglie siamo andati su a Zovello a comprare 2 gerli, no? Uno per il sindaco della Marta e uno per il vescovo, l'arcivescovo Battisti. E Giso Fior, che è venuto ad ascoltare la prova generale, mi ha scritto la poesia che l'abbiamo inedita a casa nostra e buttato su tutte le case, ma non è chiatata. Allora, preferi a giudizio, non rivedere che attacca poesie. Allora mi ha detto, ma su di Don Degano, che ti metto anche lui, 4 parole sul significato del Gei. No, io sono partito in quarta e su, e lassù lei tormentati fin tra mai quanto non ho potuto dimmi, no. E mi dice sì, e io sgnotta sono 2 femmine, una con Gei dal Fen, simbolo della sopravvivenza, e una con il Gei dai Lenci, simbolo dal calore. Calciare il quarto, e quanto il quarto, a sta bene in piedi il di dentro. E io dicevo così, che passasse di a questo, un breve dialogo sulla cella. C'è una donna che la pensa, insomma, la moda vecchia, diciamo così, ti incontri il cielo, che al poco 20 anni che mo e che altro dice, si insumianci, no? Un sogno. Ah, dice, non corre più dopo la rogella, basta slicarsi, petenarsi, e insomma è così, e che alla fin
per me hai ragione che carisci di tenere con il G e non risminte altro. Io ho alcuni 4 G scolastardi a sparsore, no? Da consegnare signor Prolo, da Don Franco, Scindic e così via, no? E persone iscritte, no? Per esempio, Monsignor Pietro Prolo, vescovo titolare di San Pietro in Carni, a ricordo della preparazione al grande giubileo dell'anno santo 2000. E così è in più qualche altro, mo perdonami, e Slulasci e Dintas Mans che hanno voluto fare questa regata, veni e porta un dialogo altamente significativo su quel corpo sei il domani. Grazie. Quan che la prima in arrivade in Chiarnie, parant in denan, piores e chiares, han dit, chi ha erbe, chi si pomolgi e fa formadi? E quanta son arrivasi romans, i chiarniei appassionavin piores e chiares, e facevin formadi, e squete, e spogne, tanche i romans babios han vut domebrie di metisuli stasis. E po' dopo, quanca l'impero a si è sdrumat, a son rivasi barbars, e dopo isclats, e anche chei parant in denan piores e chiares, e chi all'ansù da valade anvosà, trovo, cal vul di erbe, e atris, louca, e son la sua laut, cal vul di pra, e atris han dit, sutra, e son l'as di là dal flum, cal sare sudri, e atris, Lof, al vul di pues di chiace, e son lassù alluvier, e atris a son lassù a Zapada, al vul di viersi il tramont. E si son fermas, misturansi con quei che erin prì, e si son misturadis gli slenghis, e la lidris latine a sie vistude di sclav. Invece gli spioris, gli schiaris, gli svacis affevelavin la stessa lente. E arrumiavin ta stesse maniere e appulsavin
all'ombra dai roi, dai faiars, dai noglars, e regalavi latte e lane e squete e formadi e butir. E intanto loro appassionavi Shea, 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 Shea e Quarta d'Ogne, Culgei.
credo ci siano già stati parecchi spunti capaci di creare un clima sufficiente per ascoltare quanto Mauro Vidoni vorrà farci ascoltare tra poco, suonando quel principe degli strumenti che è l'organo e che indubbiamente creerà anche dentro di noi quelle risonanze che sono estetiche ma sono anche prima di tutto spirituali. Anche da parte mia un grazie a chi ha organizzato questo incontro e non ripeto tutte le persone che sono già state nominate. Devo confessare soltanto che la passione del professore D'Orlando è quella che ha travolto un po' tutti ed è venuta a pescarmi fuori anche laggiù perché dovessi essere presente a questo incontro. È sempre una gioia, è sempre un piacere, non sempre si trova il tempo per farlo, ma non si è potuto resistere a questa tentazione. Quindi è merito suo se posso godere questa sera anche questo concerto. Lui ci ha detto quello che è il tema. Io dirò soltanto poche parole perché il tempo sfugge via. Il tema è la preparazione al giubileo del 2000. Un giubileo è dato per cercare un po' di riflettere, di fare il punto sulla situazione, sul nostro camminare, sul nostro andare avanti. Una data è sempre un dato artificiale, se vogliamo. Però noi ci muoviamo sempre in questo modo e quindi vogliamo cogliere anche questa data del 2000 come un'occasione importante per una riflessione. Quale riflessione? Beh, il 2000 ricorda l'incarnazione, questo rapporto non astratto tra Dio e l'uomo, questo Dio che si incarna, che entra nella nostra storia, che quindi in qualche modo fa ancora più parte della nostra stessa esistenza, della nostra stessa vita. Prepararci a celebrare questo fatto, questo avvenimento, è anche, prima di tutto, ed è il primo tempo, così come il Papa ce l'ha indicato in quella lettera pastorale, terzo millennio avveniente, cioè in attesa di questo terzo millennio. Ecco, il primo tempo è proprio quello della riflessione, è proprio quello, direi, della conversione, cioè la necessità di cambiare. Abbiamo tutti bisogno di modificare, di cambiare dentro di noi. E allora, in riferimento a ciò che stasera viene qui, perché potremmo dirci cosa c'entra un concerto di musica con questo tema, a me sembra importante riprendere le parole che già conoscete, o l'affermazione che conoscete fatta da Dostoevskij, il quale diceva: ma sono tante le cose, le strade che l'uomo ha sperimentato per cercare di salvare se stesso. La forza, l'intelligenza, ma non c'è mica riuscito sempre. E ha detto, probabilmente quello che salverà l'uomo in questi nuovi anni, in questi ultimi anni, sarà invece la bellezza. E se noi abbiamo capacità di riflettere, di pensare per un po', possiamo dire che è un po' così. Forse noi non crediamo più, certamente non crediamo alla forza, anche verso l'intelligenza. Siamo nel tempo e nel momento del pensiero debole, quando si dice: ma cos'è che riusciamo a dire, a fare, a scoprire? Forse può essere vero, la bellezza è qualcosa che riesce, se ce la lasciamo, la lasciamo penetrare dentro di noi, riesce ad elevare ancora il nostro spirito. Quando la bellezza è tale, quando è la bellezza della natura, ma anche la bellezza dell'arte, dell'uomo. Ecco, io credo allora che ascoltare un concerto di musica, e di musica di organo, è un momento di incontro con questa qualità della bellezza. Mi pare importante che noi riusciamo ad elevarci anche attraverso questo, per scoprire dentro di noi quella parte più grande, più bella, più nobile, che ha le risonanze più interessanti, direi, che ci fa crescere come persone. E lo mettiamo ben volentieri, insieme anche allo spunto che ci è venuto da quel Jay e da questa composizione, per cui ringrazio anche Don Primo Degano che ce l'ha composta. È vero, portavano fieno e legno, fieno la sopravvivenza. Forse noi oggi ne abbiamo troppa di fieno, cioè di cose da mangiare per nutrire lo spirito. Ma se pensassimo che nel mondo c'è tanta gente che non ne ha,
Forse anche questo potrebbe aiutare ad elevarci, a convertirci. È una traccia, un cammino che ci viene indicato. La legna. Pensare alla legna vuol dire pensare al focolare. Penso già di dire tutto. I nostri focolari non sempre hanno legna sufficiente per ardere. I nostri focolari, la nostra famiglia. Vuol dire la culla dove l'uomo fa l'esperienza più importante della vita, che è quella dell'amore, che è quella del dare e ricevere amore, e per i figli quella dell'accoglienza, della serenità, della sicurezza. Ecco che stuggei al covente e chi vuoi, al covente tanti. E allora, ascoltando la musica di Mauro Guidoni, cerchiamo di pensare un attimo a come muoverci in conversione verso le cose più grandi e più belle, che pure stanno nel profondo di noi e che possono essere un progetto anche per noi, per questo 2000 che oramai è alle porte. Penso che mi ascoltiate anche senza microfono. Il primo brano o la prima serie di brani in programma sono datati 1700. François Couperin, chiamato anche Le Grand, perché nipote di François Couperin, suo omonimo, compositore anch'esso per organo e per cembalo. Chiaramente queste opere, che poi risalgono comunque a opere di messe per organo, sono opere giovanili, più fresche, diciamo meno mature di quelle che saranno le opere per cembalo, forse anche meno conosciute. Comunque non peccano, non mancano come spunti artistici legati a quella che è anche la liturgia e la messa dello spirito francese. Thank you.
César Franck. Mi sono dimenticato prima, ma è abbastanza evidente. Il programma è legato alla musica francese dal 700 al 900, tralasciando Olivier Messiaen, che è morto 2 anni fa, che è stato forse uno dei più grossi compositori di musica organistica legata alla liturgia. César Franck lo riconosciamo come il grande per la musica, per la musica organistica, perché è il primo forse vero romantico ed è quello che per la prima volta scriverà una sinfonia integrale per organo, cosa prima mai successa. Poi alla scuola di César Franck ricorreranno anche, e saranno proprio studenti anche dello stesso Franck, Vierne e Vidor. Di César Franck, preludio, fuga e variazione.
Bellman, vita breve, 35 anni, però scriverà per orchestra d'archi, scriverà musica sinfonica per grossa orchestra, scriverà anche per organo. Direi quasi è l'obbligo di quelli che sono i corsi di studi poi in Francia. E scriverà pochi brani per organo, se non sbaglio 3 brani, la suite gothique, un preludio e fuga. E niente, il carattere è semplice musicalmente parlando, cioè non è così pregno come la musica che incontreremo anche stasera, come un Duruflé. Ecco, e quindi è un po' frivolo, giovane, fresco, forse spensierato persino. Bellman. Thank you.
Charpentier. Ecco, questo è un brano particolare, direi. Un brano particolare per il semplice motivo che tutti lo conoscono come colonna sonora, che la chiamerei io, dell'Eurovisione. In realtà non è così profano. È l'apertura, è proprio l'apertura del Te Deum di Charpentier, trascritto da un musicista inglese, un certo Hartford, trascritto per organo. Gustiamolo quindi in altra chiave, più legato certo alla chiesa che alla Spartilis di Balon, in Isaias. Charpentier. A Duruflé. Dicevo prima, sicuramente tutt'altra musica si dice, in questo caso è proprio vero perché si stacca sicuramente da tutti gli autori presentati. Sarà anche musica considerata forse poco comprensibile, ma questo comprensibile io lo metterei fra virgolette. Perché naturalmente non si è abituati forse ad ascoltare questa musica, che credetemi non è comunque la musica contemporanea per organo, quella sì è poco comprensibile. Questa invece ci troviamo a cavallo, ci troviamo nel Novecento. Duruflé è morto nei primi anni 70-80 di questo secolo. Ha studiato con Vierne, ha studiato con Gigot, ha studiato con Ducasse, grandissimi, grandissimi musicisti francesi. E ricordo che la scuola francese forse è alla ribalta in questi ultimi anni, o meglio dai primi dal 50 in poi. Questa scuola di Duruflé sfocerà poi in quello che è comunque un linguaggio forse poi a parte, linguaggio di
dicevo prima, Olivier Messiaen. Sentiamo le prelude dalla quinta suite, dalla suite per organo opera 5, scusatemi. E dicevo, musica molto pregna. Cercate di ascoltarla con un altro orecchio, se si può. Thank you.
secondo al programma, con Louis Vieren, uno dei più grandi sinfonisti per organo, forse con l'amico Vidor, Carlo Maria Vidor. Da notare il grandissimo talento, pur fin dalla giovane età, essendo stato colpito da quello che era un problema di tanti musicisti, della cecità, curato, ma poi a 45 anni perso definitivamente la vista. Ha studiato organo, violino, ha studiato con César Franck, ha studiato con Vidor, ha sostituito Vidor a Saint-Supply, a Saint-Étienne, e poi successivamente, dopo una grandissima carriera concertistica in tutta Europa e in America, Vieren è morto mentre faceva un concerto. Alla fine del concerto aveva 80 anni. Di Louis Vieren, finale da una delle sue sinfonie.
francese. E per, direi, chiudere quello che è l'arco dei musicisti che sono partiti con Couperin e sono arrivati al pieno romanticismo, presento la toccata dalla Quinta Sinfonia, opera 12, di Vidocq.